Questa rotonda che noi abbiamo denominata didattica timoteana, perché ripropone alcuni elementi principali della vita di San Timoteo, questa mattina è ulteriormente implementata con questo trittico di Timoteo, Lloyd ed Eunice, che sono la mamma e la nonna di San Timoteo. Per noi termolesi San Timoteo è un concittadino, nel senso che il suo corpo è custodito nella nostra cattedrale e quindi è un momento molto importante per la nostra città oggi ricordare l'inizio del pellegrinaggio che un anno fa appunto abbiamo fatto alla volta di Roma, dove abbiamo accompagnato il corpo di San Timoteo, accolto dapprima nella Basilica di San Paolo fuori le mura e poi nella Basilica di San Pietro. Un momento che acquisisce ulteriore importanza proprio per la vicinanza anche di Papa Francesco. Sì, dobbiamo dire che Papa Francesco è veramente vicino alla nostra città, è vicino al nostro santo. Difatti proprio in questi giorni il Vescovo ed io saremo ricevuti ancora una volta in udienza privata particolare con lui, perché gli porteremo come dono un reliquiario contenente le reliquie di San Timoteo. Questo per ricordare il primo anno dal pellegrinaggio che lui ci ha permesso di fare lo scorso anno. L'opera che qui su questa rotonda è stata realizzata anche col contributo dei ragazzi di Ictus. Sì, praticamente l'autore delle sculture, Cleofino Casolino, e il forno dove viene cucinata l'argilla che lui elabora è quello della nostra casa famiglia Ictus Lucia e Bernardo Bertolino. Un modo indiretto di coinvolgere anche queste persone che provengono dal mondo della carcerazione, verso cui Papa Francesco ha sempre un occhio di predilezione e il cuore sempre aperto verso le ferite e le sofferenze dell'umanità, in questo caso di questi fratelli che appunto provengono dalla detenzione. Sì, una bellissima cartolina, ma soprattutto è una testimonianza che ci riporta con la mente ad un anno fa, quando abbiamo fatto il pellegrinaggio a Roma, quando abbiamo avuto la possibilità di conoscere Papa Francesco, ma soprattutto di vivere questa esperienza cristiana che in qualche maniera ci ha segnato e ci condurrà nella futura nostra vita, e soprattutto sarà un momento di ricordo per Termoli e per tutta la città di Termoli, che questo è l'evento con cui noi abbiamo portato le reliquie di San Timoteo a Roma. Papa Francesco è molto devoto a San Timoteo, questo è motivo di orgoglio. Sì, sì, è molto devoto e soprattutto la sua testimonianza in qualche maniera ci dà la possibilità di sentirlo più vicino, e quindi in qualche maniera c'è questo suo collegamento con Termoli, e soprattutto dobbiamo ringraziare il Vescovo e Don Benito che ci hanno consentito di fare questa bellissima esperienza. Io mi ritrovo in questa avventura, per così dire. Mi sento come un portavoce di tutti i cittadini termolesi, di tutto il popolo di Dio che fa parte della chiesa di Termoli Larino, dei parrocchiani di San Timoteo, perché così, per una cosa casuale, mi ritrovo, sì, sono portato a fare queste cose in terracotta. Don Benito è il tipo che cerca di spronare, di incitare, che io sono un dilettante, non è che sono un artista, mi sono scoperto artista, faccio le cose per me, per il piacere di farle, e poi invece ogni tanto qualcuno mi chiede di realizzare qualcosa, e Don Benito è uno di questi, insomma. Quindi dopo l'avventura della statua di San Timoteo, in occasione del pellegrinaggio, siccome il Papa sollecita parecchio la catechesi su San Timoteo e sulla famiglia, ha detto dobbiamo realizzare qualcosa che riguarda la vita di San Timoteo, e quindi è venuto fuori questo trittico dedicato appunto al Papa. Io l'ho fatto con fede, perché sono una persona di fede, ma mi sento strumento. L'ho fatto praticamente in nome di tutti i cittadini termolesi, della diocesi di Termoli, lo ripeto, e di tutto il popolo di Dio. Spero che questo serva per Termoli, per mantenere la memoria di quello che è avvenuto l'anno scorso. È una testimonianza di quello che poi le prossime generazioni, è una staffetta, per così dire. Io mi sento uno strumento di questa staffetta.